conveniente. La provincia di Frosinone ha voluto organizzare questo momento di confronto per fare il punto sul servizio di assistenza specialistica rivolto agli studenti con disabilità sensoriale, non solo illustrando gli importanti risultati ottenuti fino ad oggi e le modalità organizzative del servizio, ma soprattutto per rivolgere lo sguardo al prossimo anno scolastico, alla luce della legge 56/2014 che riforma l'ente provincia e le sue competenze e nelle more del processo di ricollocazione delle funzioni fondamentali da parte della Regione Lazio. L'obiettivo del seminario di oggi, come si evince dal titolo Autonomia degli studenti con disabilità, quali prospettive, è proprio quello di contribuire a chiarire il quadro di riferimento, sia a livello normativo che finanziario, per capire quali sono i margini su cui le province potranno operare, se dovranno operare, rispetto a tale importante funzione. A tal fine sono stati invitati a partecipare a questa mattinata, oltre agli operatori, le scuole del territorio, le famiglie, i rappresentanti istituzionali dei livelli governativi interessati. Organizzeremo questo seminario in due parti. Nella prima parte ci sarà lo spazio per le relazioni tecniche, poi gli interventi istituzionali e il successivo dibattito. Apriamo con la prima relazione. La dottoressa Antonietta Damizia, funzionaria del settore politiche sociali della provincia, relazionerà sui servizi di integrazione degli studenti con disabilità sensoriale e il ruolo della provincia.